Aprilia ECMA 2024, siamo tornati per il mio giorno 2 qui allo stand della Casa di Noale per vedere l'ultima delle novità che mancava, vale a dire la Tuono V4 qui accanto a me in versione Factory. E allora andiamo a scoprire un po' come cambia la nuova Naked di Noale e ovviamente lo facciamo iniziando proprio dall'estetica. Guardate un po' come è andata a dotarsi anche lei, come la moda e non solo ormai richiede, con alette aerodinamiche. Molto bello il profilo, adesso queste alette portano un carico verticale di 2,5 kg a 250 all'ora, una velocità che la Tuono maneggia molto bene grazie alle prestazioni incredibili del suo V4. E allora parliamo anche di quello, che chiaramente raggiunge la normativa, l'omologazione Euro 5 Plus. Ma oltre a dotarsi l'omologazione Euro 5 Plus, che è un'obbligatorietà, guadagna, e questo non era assolutamente d'obbligo, anche potenza e prestazioni, perché il motore sale di cilindrata da 1077 a 1099 centimetri cubi. Risultato? 180 cavalli, 121 Nm di coppia. Prestazioni ancora più esuberanti per la nuda di Noale. Vi dicevo che questa è la Factory, quindi è la versione con le sospensioni semiattive, lo vediamo molto bene dallo stelo forcella qua, così come dietro ovviamente dove c'è il monoammortizzatore. Vediamo le Hollins semiattive. E è molto interessante anche l'aspetto elettronico, sarà sicuramente oggetto di un focus prossimamente questo, magari una bella intervista, per parlare un po' meglio di come funzionano le logiche delle sospensioni elettroniche, che come accennavo ieri per quanto riguarda la sorella carenata RSV4, hanno beneficiato con questo modello 2025 di logiche predittive. Per fare l'esempio, avevo citato in causa l'altro marchio italiano, Ducati, e il lavoro che stanno facendo straordinario in MotoGP, le due case italiane, e in termini poi di prodotto queste novità, queste modifiche vengono portate, elettroniche vengono portate e aerodinamiche, abbiamo visto, sulle moto prodotto in vendita al concessionario per l'appassionato. Non è finita qua, queste logiche predittive ovviamente fanno una gran parte del lavoro di questa nuova Tuono V4 Factory, che però è cambiata anche a livello di blocchetti, che sono retroilluminati, e di TFT da 5 pollici. Più facile, più intuitivo, ieri abbiamo visto sul video, se non erro, di Tuono 6,60, questo nuovo display come funziona. Molto bello davvero, bello leggibile, facile. Quindi è cambiato un po' tutto il design di questa bella Tuono V4, che anche dietro diventa, come dico io, un po' moto di Batman, con questo codino a punta. E rappresenta, lo sappiamo, Tuono V4, una delle maxi naked in assoluto più performanti del segmento. Ci mancava solo lei, qui da Aprilia, dallo stand Aprilia, per vederla un po' più da vicino, capire un po' meglio com'è cambiata. E al netto di questo upgrade di motore, aerodinamica, estetica ed elettronica, lei è la Tuono V4 Factory 2025. E mi sono spostato un attimo qua verso la Tuono V4 in configurazione standard, per così dire, per farvi vedere appunto come la differenzia dalla Factory che abbiamo alle spalle. Se solito profilo aerodinamico rinnovato anche per la versione V4 standard, ovviamente su questa cambia l'aspetto delle sospensioni, lo abbiamo già accennato anche sul nostro sito, è ovvio. Qui abbiamo delle sacks meccaniche completamente regolabili, poi a livello di elettronica tutto rimane identico. Anche a livello di ergonomia è stata assolutamente riportata quella della Factory, non c'è una differenza in tal senso, però si può contare qua su riser manubrio più alti, quindi una configurazione più comoda comunque per le braccia, meno affaticante e meno caricata sull'avantreno. E al netto di questo notiamo anche la differenza del codino monoposto che c'era sulla Factory e qua invece un sellino per il passeggero, ovviamente un po' duretto, rimane sempre una maxi naked, e le belle maniglione qua in plastica per comunque portare un passeggero senza lasciarlo a casa, ecco, almeno qui l'alternativa ce l'abbiamo. Queste le differenze sostanzialmente, quindi questa è la Tuono V4. Per ora è tutto, aggiungeremo tutti i dettagli, prezzi e quant'altro sul sito motorbox.com e sul nostro canale YouTube, magari nei commenti. Cosa dire? Vi rimandiamo ovviamente al prossimo video, sempre da ECMA 2024.